Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shosha. Siamo tornati con Assassin's Creed Origins e come vedete stiamo facendo la veglia al corpo senza testa di Pompeo Magno. La storia ci ha raccontato che fu ucciso dai sicari di Tolomeo e la sua testa portata come trofeo a Giulio Cesare in modo tale da raccogliere il suo favore. In realtà sappiamo che Cesare rifiutò questo gesto, tant'è vero che Pompeo Magno fu il suo grande rivale ma anche amico e quindi detronizzò Tolomeo, che in quel momento governava l'Egitto, per darlo a Cleopatra. Ora noi scopriamo che cosa succederà invece in Assassin's Creed. Bene, Bayek. Una volta sulla nave non potremo tornare indietro. La regina dovrà sedere sul trono o le nostre teste salteranno. Ho capito. Beh, in ogni caso salterebbero, perché se muore la regina, ragazzi, ci ammazzano pure noi. Raggiungiamo Alessandria, dove si trovano lo scorpione e lo sciacallo. Assolutamente sì. Non capita spesso di trasportare una dea. Chiedo scusa, non ci sono re e regine a bordo. Solo dei e dee. Siete nel posto giusto. Ogni cosa strana e terribile è benvenuta. Temo che i miei alloggi non siano comodi quanto il palazzo. Comodità? Io le disprezzo. Andiamo che è pronto. Ammazza. Mio fedele amico, stai bene? Oh, questa dea è davvero straordinaria. Va trattata con cura. Non posso credere che sia a bordo. Non farti ingannare dalle apparenze. Ha bisogno di noi quanto noi di lei. Aia, lei è la vera dea. Sta cosa la dicono un po' tutti gli uomini che hanno conosciuto Aia. Me puzza un po' sta là, cosa. C'è qualcosa. Aia, stai già mostrando a Bayek i posti migliori per fare l'amore. Ora basta, Foxida. È il momento di combattere. E dice là un po' la reputazione, Aia, eh. Ma d'altronde, ragazzi, io lo ripeterò. Ma dove c'è Aia, c'è gioia. Fratelli miei, oggi trasportiamo un carico prezioso. La regina Cleopatra, la signora della perfezione. Adoro. Colei che regna sul giunco e sull'ape e tanti altri titoli del cazzo che francamente mi fanno passare la voglia di trasportarla. Ora, se volete volgere lo sguardo davanti a voi, scoprirete che avremo presto visite indesiderate. Emissari del nostro giovane faraone. Che gentilezza avvicinarsi a noi. Vogliamo salutarli con gioia? Con un caldo saluto fiammeggiante, che ne dite? Mi è assolutamente convinto. Questo mi ricorda quando 20 anni fa sono salvato insieme a un gruppo di pirati. Erano i siciliani, vero? Sì, già più muri. Conosci i racconti? Erano loro. Prestavo i miei servizi anche allora. Volevano attaccare l'entroterra di Antiochia e gli servivano altre parti. È stata la mia prima e ultima volta nelle vesti di criminale. Ottimo lavoro! Conosci già ogni segreto del mare. Io intanto combatto. È più facile navigare quando non ci sono navi pronte ad affondarti. La flotta principale noterà le 3 remi mancanti? Ci metteranno un po' a capire cos'è successo. Avanti! Là! Altre navi tolemaiche! Proveranno a incastrarci, spingendoci contro la costa. Lo vedo quello sguardo. Perché combatterli? Potremmo limitarci a spiegare le vele e far rotta per Alessandria. Devo accertarmi che la via sia sicura per Cleopatra. Dobbiamo farlo. Quei Neketiadet assaggeranno le frecce di Ra. È bello sentire un po' di volgarità egizie su una nave greca. La varietà è il sale della vita. E anche il sangue. Ah, la, 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 la! Quando non sa più che dire, ragazzi. La flotta attende ordini, aia! Dice alla catapulte sono pronte ad attaccare. Allora, tanto ragazzi, buttiamo giù queste navi. Non possiamo vincere senza le nostre catapulte. Le catapulte allora. La, la, la! Ok. Ok, ecco la catapulta, ragazzi. Però come lancio? Non risparmiare munizioni, aia! Dobbiamo
Schiaccialli! Non so come lanciare le catapulte, non mi esce il tasto, è la prima volta che lo faccio. Qual è il dio del fuoco? Svegliatelo! E ditegli di scatenare la sua ira! Ragazzi, non riesco, beh, usiamo i metodi quelli tradizionali, dai. La flotta è i tuoi ordini. Un solo cenno e li ricopriremo di fuoco. Ragazzi, noi lo facciamo la vecchia maniera, però devo capire un po' come farlo, ma siamo nel mezzo della lotta. Non risparmiare munizioni, Aya! Dobbiamo schiacciarli! Ho capito. A parte non è che ci... Ah, ecco, per chiamare le catapulte. Sborombo! Sborombo, più ragazzi! Più forte, lavativi! Resistiamo all'urto e glielo rimandiamo, no? Vabbè ragazzi, dai, io spero di non avervi spoilerato raccontandovi la vera storia di come è andata la cosa. Però vabbè, se siete andati a scuola e avete fatto tutte le scuole dell'obbligo, insomma la storia la sapete. Altrimenti, comunque così, non è uno spoiler, una cosa storica. Però è bello scoprire come... Non fateli virare! Eccoli. Oh, sto pezzo di fango! Questo non l'avevo visto. Ma è bello come, vedere come pietà! L'hanno reinterpretata la storia, no? E Foxy è il mio personaggio preferito. L'aria puzza e non sono i marinai, è qualcos'altro. Aspetta, Foxy, guarda là, nell'acqua. Due navi andate! Tolemaici! Sanno il fatto loro, però! Ma io non sono un capitano inetto al soldo dei romani! Non ci ucciderete tutti! Calma, Foxida. Non è ancora finita. Le catapulte faranno il loro dovere. Gliela faremo pagare. E salata per le palle di Zeus! Che l'oceano prenda il colore del loro sangue! Damaste! Dacci sotto! Aumenta il ritmo! Sì, ma... mio capitano! Ma Damasta... Sì, vabbè. Hanno mandato un oftareme! È gigantesca! No! Gli dèi vogliono fare a pezzi la mia flotta? Opera di Poseidon! Ma questa vecchia lisca ti si incastrerà in gola! Vieni duro, vecchio mio. Non serve offendere gli dèi ora. Preferirei dèi arrabbiati che gentili! Ora come ora! Squarcino i cieli e facciano piovere morte! Ne è rimasta solo una da affondare. Oh ragazzi, a me non mi sta facendo parlare. Però va bene perché sono un sacco concentrato nella nella sconfitta. Nella lotta, come magari me la so tirata. Buttatelo giù, fategli cadere tutte le otto reme. Porca miseria, questi attaccano forte. Bestia, mi sa che mi sono sbagliato ragazzi, mi stanno attaccando da tutti i lati. Arara! Arara! Io non so ragazzi, molto ferrato sui combattimenti navali dei tempi, però ripeto, è figo. Posso solamente dire che essendo gli sviluppatori di questo Assassin's Creed gli stessi di Black Flag, che secondo me, l'ho già detto, non lo so, ma secondo me insieme al 2 è uno dei migliori. Anche se anche Unity, nonostante c'aveva i peggio problemi, cioè veramente peggio problemi, Unity me lo ricordo con piacere, non era stata una merda. Invece Syndicate, secondo me, era iniziato bene. Cioè i personaggi fighi, Jacob secondo me è un gran figo. Ambientazione stupenda, però la storia poi verso la fine si perde un po'. Quindi niente di che. Per gli altri Assassin's Creed ovviamente, vabbè, il primo ragazzi è stato rivoluzionario e tutto, però non era un granché. Il 2 secondo me è l'apice assoluto. Poi da lì l'hanno cercato un po' di cavalcare, E... Da, Brotherhood davvero, il 2 copia e incolla. Gli altri ragazzi tipo Revelations, questi qui, il 3 non mi è piaciuto per niente. Questi qui erano tutti poi un po' facsimile. Vabbè, abbiamo affondati, no? Perché non ci dici niente, Foxida? Stai sempre a parlare? Che succede? Ah, me ne sono scordato una. Ah, sorry. Sorry, mate. Allora. Te tiro una scanizza che ti faccio rovesciare la barca. Quanto è vero? Ce l'abbiamo fatta! I dei sanno come divertirsi, Aya. Quando ti ho incontrata,
I pericoli mi hanno di nuovo scovato! Bayek, sei un Magi fortunato! Tutti lo siamo. Fortunati di avere la tua furia con noi. Dovrei scusarmi per averti riportato in battaglia. Proprio no! Proprio no! Sento il cuore galoppare! Adoro la battaglia! Per Zeus! Non vedevo niente di simile dai primi giorni del padre di Cleopatra! Non celebriamo troppo presto, mio caro vecchio. Siamo in mezzo al mare con un carico che vale 1000 navi. Mi chiedo se Cleopatra sia rimasta illesa. Quegli abiti sembravano costosi. Stanno tutti bene, è finita! Attacco a tribordo! No, non è finita! Quegli idioti tolemaici sono vivi! Salite sulle barche di canne! Fuggite sfruttando la nebbia! Ci penso io qui. Il destino a volte è bastardo, Aya. Goditi la tranquillità, mentre io resto qui... Fuggite presto! Non badate alle frecce infuocate! Prima della battaglia, noi onoreremo la nostra dea! Oh, se memoria Foxy da rosico, ve lo dico. Non possiamo permetterci di versare altro sangue romano. Meglio non aggirarsi per il palazzo armati. Quindi niente armi? Armati o no, riconosceranno lei. Per una volta forse l'entrata da regina non sarà necessaria. Tac, tac, che avevo raccontato? Avevo detto che per incontrare Cesare, Cleopatra si sarebbe messa dentro un tappeto. Ah, come nella realtà? Rilassatevi. Questa dovrebbe essere casa nostra. Non scordatelo. Non me lo scorderò. Effettivamente Alessandria, ragazzi, dovrebbe essere... La regina sta bene? Sta bene. Avvolte dentro un tappeto. E ora? Lasciate parlare me. E ora Cesare lo sa che fa? Se la bomba che popo. Vabbè ragazzi, ma in realtà Cleopatra era pure un personaggio ambiguo. Vi basti ricordare che comunque era sposata col fratello. Per passare dovete essere scortati o avere il sigillo reale. Sono il nomarca di Eliopoli. Queste sono le mie guardie. Portiamo doni dai nostri mercanti. Fateli proseguire con una scorta. Seguitemi. Di qua. L'imperatore tiene molto all'ospitalità. Avete goduto del caldo benvenuto tipico del nostro faraone? Festeggeremo solo quando un'alleanza sarà raggiunta. Il nostro visire e il re ci hanno concesso un trattamento eccellente finora. Purtroppo non posso assicurarvi che il mio imperatore vi riceva. Lo capiamo. Siete un bravo legionario. Sapremo aspettare. Credi che riusciremo a ucciderli tutti? Ma certo. Abbiamo degli dei migliori. Siamo arrivati! Alla fine, effettivamente, poi, soprattutto in quel tempo, in generale, se vi siete visti anche Vikings, è sempre una guerra tra chi c'ha i dei migliori, no? Poi alla fin fine. Legionari ospiti, riposo. Noi siamo gli inviati a Oriente del grande faraone Tolomeo. Abbiamo doni per l'imperatore. Venite pure. Che portate? Vi aiuto a trasportare quel tappeto? No, vi prego, è un oggetto sacro. Solo chi lo conosce può toccarlo. Chissà quello che ha tra le mani. Gli sa un portare un involtino. Vabbè. Sereno. Fatevi da parte, legionari. Affari ufficiali del faraone. Mo c'è Sakara. Chi sei? Sembri un'auriga dell'ippodromo. Hai indovinato. Dovresti vedermi gareggiare. Il guerriero di Siwa. Prego, di qua. È vero, ragazzi, non abbiamo mai fatto neanche una gara con le bighe. Forse... Legionari ospiti, riposo. Lo faccio vedere. In realtà, pure se non avessimo fatto la missione, neanche all'arena saremmo andati. Resteremo a palazzo finché le trattative saranno concluse. Il mio palazzo è a vostra disposizione, Gaio.
Pompeo era tuo nemico, Cesare. È stato mio amico. Ma hai ragione, Tolomeo. Occupiamoci della nostra alleanza. Che accade? Perdono, grande Cesare. Portiamo un dono dal faraone, Cleopatra. Faraone? Questo non è un dono. Sono amici di mia sorella. È una trappola. Invece che un delegato, Cleopatra manda un tappeto? Mi domando come siete riusciti a entrare nel mio palazzo. Guardie! Uccideteli! Il mio povero fratello sta tramutando in aceto il vino e riducendo in pezzi il mio regno. Signora, la tua audacia è pari solo alla tua bellezza. Flavio, ti prego. Io posso offrirti quello che mio fratello non ha potuto. Un matrimonio. Un vero matrimonio. Alleati con mia sorella e ucciderò ogni singolo romano ad Alessandria. Hai parlato abbastanza, fratello mio. Fuori, tutti. Verrete richiamati non appena il congresso sarà concluso. Ora voglio sentire entrambe le versioni di questa storia. Ovviamente sappiamo che versione andrà ad ascoltare, eh? Soprattutto quella di Cleopatra, però va da lui. Potino e Settimio andati. Sono fuggiti. Avrai presto la tua vendetta. Questa è l'occasione per Cleopatra di diventare ufficialmente regina. Se lo diventasse, potremmo colpirli dall'interno e distruggerli. Domani la nostra regina avrà mutato le adulazioni in qualcosa di più. Ci rivediamo domani ai giardini. Oggi avete mostrato il vostro valore. Siete dei grandi Magi. Aia, mia cara, grazie per essere venuta. Con il grande Cesare è andato tutto bene. Bene, mia regina. Presto sarete nuovamente sul trono. Sì, sì. Devo chiederti un favore, però. La tomba. Credo che Cesare meriti l'onore di rendere omaggio al fondatore del nostro regno, Alessandro il Grande. Volete stupire la vostra nuova fiamma? La tomba è sigillata, vero? Già, ma per volere di Gaia, non per il volere del re. Durante i primi giorni del regno di mio padre, un terremoto ha bloccato l'entrata. Forse conosci la zona così bene da poter trovare una via secondaria per entrare. I sotterranei. Vorresti entrare da sotto? Beh, potrei farmi strada tra le cisterne e i canali sottostanti, risalire e tentare di aprire un passaggio nella tomba. Sarebbe la soluzione migliore, ma mi sembra un azzardo. La sorte favorisce coloro che la ignorano. Perlustrerò l'area intorno alla tomba e troverò un modo. Eccellente, ne sono lieta. Beh, giustamente, se vuoi fare colpo su un grande condottiero, perché non portarlo alla tomba di un grande condottiero come Alessandro Magno? Buona idea, Globadra, tu ne sai proprio tutte, eh? Oh! Che? Ah, eccoli, gli è passato attraverso. Vabbè, ragazzi, questi due hanno sicuramente copulato, ma noi dobbiamo essere la proprio... La strada è chiusa. Faccio un controllo, per sicurezza. Arci sicuri, insomma, che ci appoggerà. Strano. Questo muro sembra meno compatto. Ci deve essere un passaggio sotto. Ah, bastava distruggerlo. E non ci hanno pensato i romani. È ancora più stretto che nelle caverne a ovest di Siwa. Eravamo più piccoli allora. Ho capito, guarda quei ratti quanto sono grossi, raga. Cioè, stanno i topi. Il maestro Splinter. Chi è questo? Vacca vacca. Comunque dai, esploriamo i tunnel, ragazzi. Dobbiamo trovare un'apertura che faccia entrare quei due piccioncini. Però come ho già detto, dobbiamo essere sicuri che Cesare ci appoggerà. E non solo ce lo appoggerà. Oh! Ora che si fa? Le battute più scontate dell'universo. Che si fa? Rompiamo le anfore, come ce l'aveva detto la buona Cleopatra. Questa comunque, ragazzi, ve la ricordate? Dovremo attraversare le fogne. Nessuno ha mai avuto il coraggio di tuffarsi nelle acque dell'Ade. Lo faremo noi. Dopo di te, Aria. Vai, va, buttate in mezzo alle fogne, va. Si Geronimo Stilton, dicevo, verrà ricordata come la serie in cui io ho parlato peggio, cioè che proprio cose così non riuscivo a parlare. Vabbè, io me la ricorderò per altri motivi. Tra l'altro, gli upskirt importanti.
Qua proprio fan service alla grande, eh. Credo che siano mutande, spero, perché sennò... Comunque, ragazzi, tra l'altro, vabbè, evitiamo questo discorso. Però voglio parlarvi di un'altra cosa storica, perché Alessandro Magno è importantissimo non solo per il suo valore nella storia, insomma, il regno di Macedonia, no? Vabbè. Ma soprattutto perché ha dato il via alla dinastia dei Tolomeici, no? Questa qui di cui fa parte appunto Tolomeo e di cui fa parte anche, insomma, Cleopatra, no? Sono tutti e due figli e discendenti del primo Tolomeo, ma adesso non mi ricordo com'era, insomma, com'era chiamato. Che era Pappa e Ciccia, era compagno di scorribande da giovane con Alessandro Magno, ha partecipato a tutte le sue campagne. E quando, cioè, fu Alessandro Magno ad assegnargli l'Egitto a, insomma, a questo Tolomeo. Che poi da lì prese il potere grazie a Alessandro Magno, eccetera, eccetera. Voi sapete che l'antico Egitto è un regno che, insomma, era vivo, era florido da prima di Alessandro Magno. Spero che alla mia morte farai fare un sarcofago simile anche a me. Tutto quello che vuoi, amore. Si dice che il suo sarcofago sia colmo di miele. Aiuta a preservare il ca. Incredibile. Promettimi che mi seppellirai con la mia lama, così potrò difendermi nei campi dei giunchi. Prometto. Questi simboli alla base si riferiscono a Siwa, la cripta e lo scettro in mano ad Alessandro. Amon in un campo di alberi, laddove un globo inciso tocca il suo scettro. Da uomo a re, da re a Dio. Un globo inciso? E ne è stato del globo che ti ho dato? L'ho dato ad Apollo d'Oro. Lui ama queste cose. Dovremmo far entrare gli altri. Io continuo a guardare in giro. Con gli affreschi sul muro. Cioè, quindi quella che noi pensiamo sia la mela dell'Eden ce l'ha Apollo d'Oro. Vediamo un po' che affreschi sono. Magari ci raccontano qualche storia. Che è un bambino che viene... La nascita. Era un macedone. Un greco diventato egiziano. Come me. È stato il primo tra i nuovi faraoni. La dinastia di Tolomeo che ha distrutto l'Egitto. Vabbè, quello che vi ho detto io. Ah, questo ci racconta la storia di Alessandro. Ah, vabbè. Dai, ascoltiamolo. Ha fondato Alessandria. Ci ha donato la grande biblioteca. Lì Aristotele gli ha fatto da mentore. Ha abbandonato gli studi per uccidere. Esattamente come noi. Quando è arrivato a Menfi è stato accolto come un salvatore. Era un conquistatore. Qui è quando incorona Tolomeo l'Agide come suo successore. Così nasce la dinastia dei Tolemaici. E finisce quella dei Megiai. Tutto per colpa sua. Non puoi dare ogni colpa a un solo uomo. Tutti sono colpevoli. Anche le donne. Infatti c'è sta cosa, Bayek, c'è la morte con Alessandro Magno, eh. Anzi, più che altro... No, no, proprio con Alessandro, vabbè, sì, Tolomeo c'ha le sue colpe, che ha figliato, e poi siamo arrivati ai nostri tempi. Però porca bestia, cioè, ce l'aveva tantissimo con Alessandro Magno, di cui il corpo, appunto, fu preso proprio da Tolomeo durante un rito funebre. Quello ha proprio rubato il corpo e se l'è portato in Egitto. No, in realtà stava già in Egitto e l'ha tipo... Vabbè, insomma, comunque si è rubato il corpo. Rex Immortalis. Il bastone che ha tra le mani. Quei simboli. Lo venero sin da quando ero ragazzo. Vi somigliate? Ho pianto ai piedi della sua statua a Roma. A 30 anni era il dio di un impero senza alcun confine. Cosa ho fatto io dei miei 5 decenni di vita? Dei, aiutatemi! Io e te insieme faremo anche meglio di Alessandro. Sì. Quando è che la regina smetterà di impressionare Cesare e comincerà ad impressionare noi? I nostri bisogni sono i suoi. Sa quel che fa. Mio Cesare!
I nostri emissari sono stati catturati al presidio a sud di Alessandria. I soldati parlano di un atteggiamento ostile. Catturati? Così agisce Tolomeo? Manderò le mie guardie. I soldati greci hanno più libertà di quelli romani in città. Mia regina, risolveremo noi la questione. Flavio, vieni. Guarda. Abbiamo trovato il grande re. Non sarà facile affrontare l'intera guarnigione. Forse non serve affrontarla tutta. Uccisioni e movimenti calcolati funzioneranno meglio. Se affronterai l'esercito di Tolomeo, vorrei essere al tuo fianco. Potrei distrarre i soldati con una rissa. Buona idea. Io andrò alla ricerca degli emissari. Figo, ragazzi. Allora ci muoviamo nei panni di Aya. Beh, sarebbe l'ideale che ci fornisse qualche diversivo, piuttosto che combattere, perché comunque non posso vedere neanche la mappa e che cosa il resto. Vabbè, più che altro perché penso che se ci mettiamo a combattere con Aya non avremo insomma la meglio fisicamente, quindi dovremmo essere degli astuti strateghi. Eccoci qua, ragazzi, sono arrivato in pratica, però ho la sensazione che lo sento dalla musica. Mi ha dei piani ben precisi per questo. Mi sa che Bayek ha fatto un macello. Tu non avrai nulla. Stai zitto. Non sentite una puzza tremenda? Non guardare me. Io i cadaveri li ho tolti. Potresti lasciarmi andare. Qualcuno mi uccida. No way. Perché non è uscita la cosa di assassinare, raga? Vabbè. Tanto livello 9 per qual motivo? Vabbè, meglio, eh. Meglio. Ah, forse perché, vabbè, Aya è scarsa fisicamente. Vabbè, facciamoli fuori, ragazzi. Salviamo l'emissario di Cesare. Così almeno un'altra buona azione. Qualcuno che ci permetterà. Mi uccida! No, come ti uccido? No, te devo salvare. Così Cesare, insomma, viene dalla parte nostra. Ma che stai scherzando? Dobbiamo avvertire Cesare. Che ti è successo? Settimio, preparano un assedio al porto. Vogliono prendere il palazzo. Non tradirò Cesare! Quante altre teste devo tagliare prima che Cesare rinsavisca? Lascia perdere, è inutile. Cambio di programma. Il leone dice di marciare sul faro e di catturare la regina. Poi hanno detto che andavano... Dove? Dove? Quest'uomo potrebbe avere informazioni essenziali. Devo riportarlo da Cesare. Ah però! Quindi lo scorpione è Potino, il braccio destro di Tolomeo, che mi pare nella storia vera fosse un eunuco. Sapete chi sono gli eunuchi? Ragazzi, sono quelli, insomma, i virati, quelli che non c'hanno il pisello. Cioè in realtà no che non c'hanno il pisello, cioè non c'hanno proprio, sono gli uomini a cui, mi insomma, serve un cavallo. Sono stati tolti gli organi genitali. Vabbè, sti cacchi, che ce frega. A noi ce frega solo che quello è lo scorpione. E nella storia vera, l'offesa della testa di Pompeo portò poi all'uccisione di tutte queste persone che consigliarono Tolomeo, però da parte di Cesare. Quindi io adesso non so, probabilmente noi li faremo fuori noi, come, insomma, come giusto pegno. Intanto la zona non è disponibile perché sto scappando così. Via! Fuggiamo, sciocchi! Non so che sta succedendo in realtà. I vostri uomini vi sono fedeli, Cesare. Settimio vuole intrappolarvi a palazzo. Non c'è più tempo. Come previsto, è guerra. Flavio! Cercano il fuoco? Allora incendiamo l'intero porto. Se modifichiamo la luce del faro, la flotta saprà subito cosa fare. Noi ci muoveremo con le bighe. Certo, grande Cesare, vado a dare subito l'ordine. Mia regina, dovreste accompagnarmi in battaglia. Anche con la guerra tra le strade rimarrò seduta sul mio trono. Sarò la regina fin quando una spada non riuscirà a infilzare il mio cuore. In tal caso il mio sangue rimarrà sul trono. Bene. È deciso. Rimango. La mia vita è vostra.
Ora, la parte cruciale del piano. Questo va messo nel braciere del faro. Mi accompagnerà per tutta la città. E ora, che sia il caos. Aya, se incontri mio fratello, non esitare.